Buona la prima, è proprio il caso di dire. Con una massiccia presenza di atleti e di dirigenti del CUS di Bari si è conclusa l'edizione 2017 del Museo dello Sport al Portino di Sant'Antonio. Uno spazio, o meglio un omaggio, alla storia di discipline agonistiche non e agli atleti dal calcio sino alla vela, passando per il canottaggio. Uomini e donne che hanno scritto le pagine della storia dello sport barese. Noi seguiamo chiaramente tutti i ragazzi, quelli che possono emergere, li seguiamo con molta attenzione. Abbiamo vari ragazzi sia nella canoa, nel canottaggio, nel nuoto. Non dimentichiamo che una nostra ragazza che del nuoto è stata presa all'università americana a Fresno in California per meriti sportivi. Sono tutti ragazzi che seguiamo, cioè non possiamo dimenticare nessuno, ma insomma, l'obiettivo è cercare di portare qualcun altro alle Olimpiadi. Il Portino di Sant'Antonio ha ospitato per quasi 2 settimane una serie di attività, a cominciare dalla staffetta, maratona sul mare, durante la quale si sono sfidati canottieri di tutte le età, maschi e femmine. E poi spazio al passato, presente e futuro, con i campioni e le giovani promesse delle varie discipline del Centro Universitario Sportivo Barese, tra cui i 3 olimpici Gioacchino De Palma, maratoneta, Messico 68, Pasquale Panzarino, canottaggio, Sydney 2000, e Roberta Del Core, canottaggio Los Angeles 1984, e ancora i nazionali Antonio Rotavo e Matteo Lorusso, atletica leggera, Germania Berardi, canottaggio, ed i giovani promettenti Carlo Vedana, canottaggio, e Maria Luisa Frisini, atletica.